dati fino ad ora acquisiti dalle attività investigative consentono di dire che c'era una illecita gestione, un'attività di turbativa d'asta. In alcuni casi è stato verificato anche che si fornivano notizie molto, molto puntuali da parte di amministratori a imprenditori interessati agli affidamenti. Le indagini partono proprio da un'attività di iniziativa della Guardia di Finanza che su segnalazione aveva verificato che non erano state rimesse dalle tabaccherie concessionarie del servizio di riscossione tramite ricarica per i servizi di refezione e mense scolastiche, che non erano stati rimessi al comune somme di una certa rilevanza. La figura del vice sindaco è quella più gravata, perché costui interferiva nella quasi tutte le gare, cioè l'oggetto di attenzione sono state 9 gare. In realtà in tutte sono state rilevate, diciamo, anomalie. A carico del sindaco c'è questa vicenda di turbativa d'asta in relazione a una gara che è la più importante, oltre 840.000 euro. La manutenzione riguardante per l'appunto il largo Gelso, il lungomare Domenico Modugno, quello turistico, quello più famoso. In questo caso la persona, ecco, diciamo così, l'imprenditore, l'operatore economico amico che viene favorito è un operatore che ha anche fornito sostegno nella campagna elettorale sia sua che del vice sindaco. Viene simulato il sorteggio del presidente della commissione di gara, perché il codice degli appalti prevede che i commissari di gara e i presidenti delle commissioni di gara vengano sorteggiati perché ci sia massima trasparenza. Viceversa, in questo caso il sindaco, diciamo così, si è sostanzialmente mosso in anticipo e scavalcando la linea dirigenziale, che era quella che poteva fare le procedure di gara e poteva disporre, diciamo, queste attività prodromiche alla nomina della commissione, e ha cooptato direttamente il presidente della commissione, individuandolo fra una serie di professionisti.